Ciao a te, a tutti ciurma, e benvenuti alle giocherine in questo nuovissimo episodio su Amnesia The Bunker. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, dopo che la volta scorsa abbiamo appunto iniziato questa nuova serie. E che dire, l'inizio è già stato abbastanza inquietante, anche se in effetti fino ad ora se proprio la vogliamo dire tutta ragazzi abbiamo visto davvero poco e niente, quindi d'ora in avanti le cose molto probabilmente potranno diventare ancora più inquietanti. Non vedevo l'ora ovviamente. E quindi quello che abbiamo fatto la volta scorsa è stato ragazzi iniziare ad aggirarci all'interno appunto di questo bunker. Per riuscire a scappare dovremo riuscire a trovare delle esplosioni per far saltare in aria l'unica uscita che purtroppo è stata fatta crollare. Quanto sono stati simpatici, veramente. Invece di lasciarla libera, no ragazzi, ve la dovete vedere da soli. Se volete uscire dovete farla saltare. Pezzi di merda, hanno anche nascosto la leva del detonatore, quindi dovremo trovare anche quella. Io sono abbastanza preoccupata ragazzi, perché quanto pare dovrò essere in grado comunque di orientarmi fra questi vari cunicoli e dovrò essere comunque in grado di trovare sempre appunto la stanza dell'amministrazione, che è questa, perché è l'unico posto dove c'è la lanterna per salvare, a meno che ragazzi non ce ne saranno altri in qualche altra stanza, chi lo sa. Tra l'altro abbiamo l'inventario limitato, ovviamente lo spazio dell'inventario limitato, quindi possiamo utilizzare ovviamente la cassa che abbiamo qui per poter lasciare la roba che troviamo. Quindi direi di non andare ragazzi con troppi spazi pieni. Ovviamente poi abbiamo il compito di comunque riempire il generatore, che è proprio questo, perché comunque è importante ragazzi che ci sia luce a quanto pare. Quindi ogni qualvolta troveremo una... Ok, ricarichiamo ovviamente il timer. Ogni qualvolta ragazzi che troveremo una tanica di carburante sarà comunque importante riempire il generatore. Quindi l'ultima volta avevamo trovato diverse note, e queste qua ragazzi segnate con questa puntina indicano le note dove sono scritte praticamente le missioni principali da sbrigare. Vedete, una volta che avremo abbandonato questo luogo lo costringerò a dirmi il codice dell'arsenale, lo otterrò e ve lo comunicherò via radio. Penso che sia meglio ragazzi andare appunto prima alla radio, quindi dobbiamo raggiungere comunque la sala comunicazione negli alloggi dei soldati, perché quest'altra comunque, regà, indica l'arsenale, e l'arsenale avevamo visto aveva l'ingresso chiuso. Quindi purtroppo per noi ci toccherà incominciare a girare per questi dannati corridoi. Quindi, alloggi dei soldati, ragazzi. La prima cosa che dovremo fare è dirigerci proprio verso gli alloggi dei soldati. Quindi non ci resta che avventurarci. Questa è la stanza dell'arsenale, infatti è chiusa. Emergency lockdown. Ah, ma questa la posso girare. Ah, la posso girare, madonna. Ah! Te pareva? Non ci posso credere, si è rotta. Si è rotta, non ci posso credere, si è spaccata. Allora, sta nota suppongo che mi stia ad indicare che è stato segnato qualcosa. Ma questa la posso spostare? Perché sembra messa qui un po' a caso, in effetti. Cosa apro? Mamma mia, raga. Cioè, io praticamente posso perdermi tipo nel giro di 2 secondi. Quindi mi è stato segnato qualcosa qui, mi sembra di aver capito, giusto? Allora, gli alloggi dei soldati, l'arsenale, deposito da missione. Non ho la minima idea di che significa. Ah, sì, cioè, mi indica dove si è rotta quella manovella. Quindi immagino che dovremo pure trovare una manovella sostitutiva. Va bene, bella fregatura. Questo sempre all'ingresso dell'arsenale, ragazzi. Allora, questa togliamola un po' dai mezzo ai piedi, perché non si può mai sapere. Gli alloggi dei soldati. Questa è chiusa, te pareva? Qua non possiamo fare nient'altro, vero? Questa pure è chiusa, e te pareva? Ok, è di qua, ragazzi. Ah, no, ma c'è il blocco d'emergenza, quindi non posso fare assolutamente niente, manco per entrare nell'alloggio dei soldati. Ma ste porte non le posso manco sfondare, così sembra. Questa la posso spostare, però. Ah,
posso salire qui. Ah, ok. E qui cosa abbiamo? Ah, sono passata direttamente dall'altra parte. Top! Senza dover sfondare la porta. I grugniti non ci piacciono. Assolutamente non ci piacciono. Allora, qui c'è una foto che guarderemo subito. Sicuramente, ah ecco, questo è quello da cui sono appena passato, vero? Ecco, è proprio quello. Chiave inglese. Ragazzi, qua c'è la ruota di chiusura. Una chiave inglese. Cioè, qua c'è comunque roba utile. C'è tanta roba utile. Fermi. Oddio. E questo poveraccio? Questa cos'è? Ah, sì, è la 4230. Minchia, raga, stiamo trovando un botto di roba. Cioè, codici. Ah, ok, vedete. Ah, quindi una volta che uno l'ha usato, un codice te lo sbarra. Cioè, del tipo, guarda, se sei troppo deficiente, così capisci che non ti serve più. Ok, quindi, mamma mia, questo come è stato mutilato, Dio santissimo. Maschera antigas. Ah, ma qua servono dei codici. Fermi un attimo. Qua servono dei codici per aprire questi armadietti. Io lo sto notando solo adesso. Pensavo di aver fatto la scoperta del secolo. Ho detto, oddio, che cosa meravigliosa, ho trovato tutto. Invece, giocherina, no, t'attacchi, t'attacchi. 4230, non mi dica è questo. Non l'ho aperto. Aspetta, che cazzo di target ho trovato io, scusa. Ah, Bardin. Bardin, dov'è Bardin? Bardin, è proprio qua, Bardin. Porco zio. Dovete smetterla di far tremare tutto. 4230. Subitissimo. Ah, ecco fatto. Cosa sto prendendo? Piano. Madonna, non mi posso spaventare per il minimo rumore. Che cavolo. Ok, allora, cosa ho preso? Band, è d'accordo. E colpi, niente, per... un colpo, anzi, scusate. Scusate, un colpo. Niente, ragazzi, quindi dovremo trovare tutte queste targhette per poter aprire tutti questi armadietti. Ma è una cosa... Allora, per ricaricare devo tenere premuto, vero? Sì. Quindi adesso sembrerebbe, ragazzi, che abbiamo due proiettili a disposizione. Pure questo non ce lo dimentichiamo. Rimetti la pistola a posto. E quindi qua c'è la roba che ci serve, raga. Ruota di chiusura, questa chiave inglese. Qua dentro c'è una nota. C'è altro carburante. Io sto perdendo tempo, tra l'altro, mo che ci sto a fa caso, raga. Completamente male, male, male come cosa. Perché comunque, raga, il carburante è importante. Non so manco tanto interpretare sto cronometro qua. Una palla. Giochiamo con la palla. Col coso che sta qua intorno. Qua c'è altra roba che ci serve. Per caso, una granata. Ok, un altro medikit. Dimmi che li raggruppa i medikit. Cazzo, se non li raggruppa, raga. Mi sa che dovrò tornare indietro a lasciare qualcosa. Ah, con questa spengo la luce. Ma la madonna, quante granate ci sono? Gas? Oddio, con questo posso far saltare in aria qualcosa, no? Vabbè, comunque. Adesso posso sbloccarle le porte, ovviamente. Anche se, oddio, sinceramente i rumori non è che siano molto invitanti, se la vogliamo dir tutta. Ma quindi io cosa ho trovato? Cioè, qua di importante per procedere non ho trovato una beneamata mazza, ragazzi. Cioè, diciamocela tutta, perché la roba che ci serve è tutta sotto chiave. Quindi o devo continuare ad esplorare. Mi sa che è l'unica cosa che mi rimane da fare, ragazzi, perché se no qua non combiniamo mai nulla. Per esempio, devo tenere bene a mente, ragazzi, la strada per tornare all'administration cuts qua. Quindi allora, che cazzo, Perché mi dovete fare questi scherzetti del piffero? Perché? Intanto accendiamo qua, fatemi, regà, lascia un po' di roba qua dentro, perché sennò... Allora, un medikit lo teniamo. Per il resto, meglio lasciare tutto qua. Mi sa che, regà, devo provare a continuare ad andare in giro. Sempre se riesco a trovare qualche zona utile. Allora, quindi... Ma che sono sti rumori? Dai, su, smettetela. Non fa ridere, non fa ridere. Non è divertente per nulla, ve lo posso dire che non siete divertenti. Allora, proviamo ad andare di qua, ragazzi. Qua c'è il quartiere agli alloggi degli ufficiali. Oddio.
Raga, andare avanti così io non ce la fo. Io non ce la fo, ve lo dico, eh. Perché cioè, se devo continuare ad esplorare, ma continuo a sentire questi maledetti rumori, siamo freschi, eh. Tra l'altro mi devo ricordare, ragazzi, di venire a salvare abbastanza spesso. Cioè, io non ce la fo. Infermeria, ma qua ci sono venuta. Eh no, qua ho spostato questo ma non ci sono entrata. Proviamo ad andare di qua, ragazzi. Per quanto l'idea non mi piaccia, se proprio ve la devo dire tutta e sinceramente. Che ho preso? Che me ne faccio? Ah, non l'ho presa, l'ho buttata per terra. Ah, sono proprio una gafona. Amministrazione, ufficio amministrativo che guarda un po' è chiuso. Ma chissà perché non mi stupisce. Va bene. Regà, devo cercare di far... di farmi forza. Ma qua non ci sono stata all'inizio. Aspetta, qua non è da dove sono arrivata. Ci stanno tutti i cassetti aperti. Regà. Raga, a me sembra che da lì c'è... A me sembra che da lì sono arrivata. Ma questa era chiusa. Cioè, io non... Che cazzo è? Oh, e basta, madonna santa. Cioè, ragazzi, sto passo non riuscirò a scoprire un cazzo. Quindi, oh, mo me do una svegliata. E forza, perché sennò... Perché sennò... Raga, io non ce la faccio. Davvero, no, dico serio, seriamente. Qua, andiamo. Allora, qua pure ci sono stata. Forse è qua dove ho trovato la prima piastrina l'altra volta. Però comunque è bene. È comunque bene spulciare un po' tutto. Però poi mi sa che non avevo continuato, Non credo. Ok. Salve, chi c'è qua? A parte le solite macchie di sangue e robe simili, ma mi serve qualcosa questo? No. Oh, molto interessante. Immagino potermi nascondere qui, vero? Le notizie belle. Un'altra nota, ok, sono riuscita a trovare qualcosa finalmente. In seguito al raid di ieri sera abbiamo preso in custodia una ventina di soldati tedeschi della seconda armata del corpo di riserva. Così facendo abbiamo superato la capacità massima delle nostre celle. Suggerisco che vengano spediti ai campi il prima possibile, con una sola eccezione. Vorrei tenere in custodia il prigioniero 73014. Prima di essere catturato ha strappato l'emblema e i suoi gradi dall'uniforme in modo da rimanere anonimo. Non ha detto una sola parola da quando l'abbiamo catturato. Sospetto che si tratti di un ufficiale o di un'altra figura di rilievo. Sono convinto che una volta separato dai suoi uomini saremo in grado di spezzarlo. Attendo tue. Ok, quindi hanno trovato comunque un soldato a quanto pare importante per qualche motivo, solo che non sono riusciti a identificarlo in alcun modo perché mica scemo il tizio. Vabbè, allora qua non c'è nulla. Questa la possiamo un attimo sbloccare. Oh, mi sembra strano che qui non ci sia nulla. Ok, c'è un'altra nota, un'altra foto. Ok, parlavano di scavi romani, percorsi romani, una roba del genere, se non erro. Allora, gli ingegneri hanno fatto breccia nelle gallerie romane, eccole là, passando per il nostro deposito. Sono come ce le immaginavamo, strutturalmente solide, profonde, e confesso che ero scettico su quest'ultimo punto, ma in effetti portano in direzione della linea tedesca. Entro settembre dovremo essere in grado di lanciare un massiccio attacco passando attraverso le gallerie. Forse è degno di nota, all'interno delle gallerie abbiamo trovato urne, testi latini, eccetera. Abbiamo fatto del nostro meglio per preservare questo materiale per i posteri. Seguiranno altri aggiornamenti. Fantastico, avete fatto bene allora. Cioè, avete fatto il vostro dovere. Ah, qua ci sono tutti i nomi, ragazzi, tutti i nomi scritti. Però io ho bisogno un attimo di orientarmi, raga. Allora, io sono arrivata da qua, vero? Io devo seguire l'uscita. Ah, ecco qua l'amministrazione, perfetto. Regà, vi ripeto che questa cosa mi manda un poco in panico, perché io non... Lo sapete benissimo che il mio senso dell'orientamento fa molto cagare. Ok, quindi ritorniamo di qua. Vediamo un attimino cosa... Porco zio! Oh, porco! Porca vacca, 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 porca vacca. Io vorrei sapere chi è stato il maledetto che ha piazzato un esplosivo su quella maledetta porta. Infatti ho visto il filo ma non me so preoccupata più di tanto. Fatto sta
che credo che il caro mostro che abita questi luoghi sia particolarmente sensibile al rumore, temo. Quindi niente, ci divertiremo non poco, davvero. Ci divertiremo tantissimo, è vero? Mamma mia, no raga, oddio. Va bene, dai, forza, 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 forza. Ok, allora, andiamo, andiamo. Io vorrei, preferirei non correre sinceramente, perché non vorrei che davvero, raga. Ok, questa è quella che è esplosa. Tra l'altro c'è questa X segnata qua sopra e non capisco il perché. Qua è successo un macello. Vabbè, è saltato tutto, mi pare ovvio. Allora, vediamo di trovare qualcosa di utile, ragazzi. Stracci, questo barile qua, però c'è... Oh, carburante. Oddio, la Sacra Bibbia che sarebbe abbastanza utile in questo momento, ma qui non c'è altro. Quindi... Procedemus. Ehi. Allora, io farei una bella cosa, guarda, questo lo sposterei proprio davanti a sto buco. Ecco. Ah, così se arrivi sbatti la faccia. Va bene? Va bene. Va bene. Va benissimo. Oddio. Raga, se dico io, no? Armarsi un martello o qualcosa. Comunque qua dietro c'è una grata. Non vorrei dire, ma per una volta che ho notato qualcosa lo posso dire. Ok, sto facendo un casino della Madonna, ma sono dettagli. Sono stata io? Sono stata io? Guarda che... Allora, il martello adesso mi servirebbe. Dove l'ho buttato? L'ho buttato da qualche parte. Io non ce la fo. Va bene? Mi serve il martello. Cioè, il martello mi serviva. Mi serve. Forse per sfondare proprio questi assi di legno qua dietro. Che cavolo. Dov'è? Niente, raga, lo butto. Ok, ok, ok. Sono riuscita a spaccare una... Ah, la posso rompere con le mani. Vaffanculo. Ammazza, che ti è successo, amico? Mamma mia, poraccio, poraccio. Allora, zitti. Sono riuscita ad entrare in una nuova stanza. Un miracolo. Un miracolo a ciel sereno. Ah, comunque. Aspetta, proiettili per che cosa? Questi sono proiettili per cosa? Fucile o roba simile? Wow. E questo? Razzo segnaletico. Da fuck, quanta roba mi avete dato. Ah, cosa dice questa nota? Sto mettendo per iscritto il mio rapporto a beneficio dei miei immediati superiori. Ieri sera, il 14 maggio, sono stato assegnato in supporto agli ingegneri che si stavano occupando di mappare le gallerie romane. Non appena ho varcato l'area più interna delle gallerie, ho notato uno strano liquido fosforescente, mi accendo il ventilatorino, ragazzi, gocciolare dalle pareti. Quindi stavamo parlando di strano liquido fosforescente, gocciolare dalle pareti. Mi sono girato e le pareti sono improvvisamente sparite, lasciando spazio a una vasta distesa di oscurità. In lontananza scorgevo una flebile luce che sembrava mi chiamasse a sé. Tra me ed essa si muovevano delle ombre deformi e indistinte. Ho strizzato gli occhi incredulo, ritrovandomi così di nuovo nelle gallerie. Anche se è durato meno di un secondo, sono sicuro che non stessi sognando ad occhi aperti. Era reale. È da allora che mi sento angosciato, come se una parte di me fosse rimasta lì, bloccata dentro quelle gallerie. Continuo a percepire ombre che si muovono al limite del mio campo visivo. Richiedo formalmente un congedo per motivi medici. Vi prego, aiutatemi. C'era il tipo, guardate, raga, io me ne sono uscito recoccia. Non c'è sta più niente da fa. Per favore, congelatemi, lasciatemi andare a morire in santa pace. E quindi... dai. No, pure qua c'è un buco. No, 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 raga. Allora, tu devi avere una targhetta, dammela. Dov'è? Non ce l'hai, mamma mia, raga, povero Cristo, com'è stato con... Oddio, aspetta, cos'è? Cosa dovrei portare con me? Ecco la targhetta! Delil 8708. Vabbè, ovviamente sarà un altro di quegli armadietti, ragazzi. Puoi trasportare più oggetti, top. Quindi se troviamo le borse, comunque possiamo un attimino allargare il nostro inventario. Fantastico. Ok, allora, sto poveraccio comunque, raga, sì, aveva... dai, io non capisco. Va bene? Comunque, belli sti disegni. Sto poraccio, raga, avevano un pochi problemi. Comunque, mo devo... Aprendo, ovviamente, dovrò un attimo orientarmi. Qua è tutto spento. Tra l'altro, ok. La manutenzione di qua.
Niente, allora, io farei una cosa, raga. Ogni tot di tempo, magari, ogni progresso, direi che forse è il caso di tornare a salvare la partita, ragazzi. Perché non vorrei ritrovarmi poi nella merda dopo. Perché non sappiamo a cosa stiamo andando incontro. E quindi, comunque, oddio, dove sto andando? Io già mi sono persa. È di qua, ok. Non sappiamo di preciso a cosa stiamo andando incontro, ragazzi, quindi... Ma il carburante ormai mi sa che è finito, non vorrei dire. Allora, lasciamo un attimino questa roba qua, le bottiglie. Una bottiglia me la terrei. Da usare quando hai bisogno di assistenza. Segna la tua posizione grazie alla sua fiamma luminosa. A chi cazzo la devo segnalare la mia posizione? Non diciamo baggianate, su via. Allora, una tannica di carburante l'abbiamo trovata, ragazzi, quindi ovviamente direi di usarla. Ok, era quasi al limite, infatti. Riaggiorniamo sto benedetto coso. Ok, perfetto. E spero intanto di trovare altro carburante, ovviamente, nel frattempo, ragazzi. Quindi, allora, abbiamo trovato un'altra targhetta. Ergo, dovrei tornare. Dove stavano tutti gli armadietti? Questo me lo devo ricordare, ragazzi, perché è negli alloggi. No, gli alloggi, ok. Deposito da missione, forse è lì. Infatti è pure segnato da un cerchio. Probabilmente è proprio lì. Abbiamo trovato... Oddio, cosa cazzo era? Delil. Mamma mia, come al solito deve esplodere il mondo. Devo solo ricordarmi dove erano gli armadietti, ragazzi. Così lo tengo a mente per una buona volta. Era di qua. Ok, perfetto. Quindi cerchiamo sto benedetto armadietto. Delil, Delil, dov'è? E dove c'è la ruota? Grande! Questa è un'ottima notizia. 8708. 8... 708. Top, ragazzi, top. Questa è un'ottima notizia. Allora, siccome non mi è piaciuto per niente questo suono, ma proprio per niente, io farei una cosa stupenda. Tornerei a salvare, perché ogni progresso mi sa proprio, ragazzi, che è il caso di farlo. E quindi adesso che abbiamo preso la ruota qua, la manovella, come la vogliamo chiamare, potremmo forse di regola aprire la strada per l'arsenale. Dov'era che mi si era rotta mo la manopola? Forse era di qua. Ah, è qua ragazzi, è qua. Sì. Mi sa vera. Io di sto passo non posso andare tanto avanti, cioè avanti tanto facilmente, perlomeno. Perché se ogni volta che mi muovo devo sentire sti versi e poi dei passi che sembra che mi stiano venendo addosso, non ce la posso fare. Cioè, del tipo, assolutamente nella vita non ce la posso fare. Che palle. Mamma mia, regà, che ansia però de vive veramente, Ok. Proviamo a mettere sta cazzo di manovella. Ok, mi devo ricordare, ragazzi, che gli armadietti con i nomi sono in deposito da missione. Aiutatemi anche voi, ragazzi, nei commenti a ricordarmi i nomi dei posti che mi servono. Quindi, dove sono gli armadietti e serve la roba? Deposito da missione. Quindi questa la posso usare adesso, no? Ok. Sì, posso usarla. Oddio. Perché si blocca? Ah, ok, devo girare il mouse, ovviamente. Intanto ho fatto un bel po' di casino e ho aperto una roba. E va bene, ok. E come al solito, siccome non si è mai abbastanza prudenti, si torna a salvare. Va bene. Allora, adesso dovremmo vedere, ragazzi, vedere di capire cosa ci siamo aperti di qua. Di qua, ragazzi, abbiamo le prigioni. E di qua il quartiere dei soldati con le comunicazioni. Vi ricordate che dovevamo andare alla radio, ragazzi? Io me lo ricordo bene. Quindi proviamo a scendere. Scendere ulteriormente non è proprio la cosa che più volessi fare. Ok. Io spero che ci sia una lanterna comunque qua nelle vicinanze, perché ogni volta a tornare di sopra, ragazzi, è pura follia, dai, è pura follia. Tannica di carburante. Stracci, questo non lo posso usare. E questa deve essere sempre chiusa. Io non ce la posso fare. Ma non è che per caso la posso sfondare?
Magari in qualche modo, tipo con questo. Attraversato la porta. Che cosa fantastica, meravigliosa. Davvero speciale. Vabbè, magari ci si può arrivare in un altro modo. Io non posso. Io non posso, raga. In queste condizioni non posso. Veramente. Ve lo dico. Quasi faccio andare la luce. E qua cosa dice? Attenzione, l'energia in questa parte della struttura è collegata. Chiudere l'alimentazione di una sezione significa disattivare automaticamente anche le relative sottosezioni. Interruttori possono essere spenti solo in circostanze straordinarie, ovvero quando lo dico io. Burloni e mascalzoni saranno direttamente denunciati a Reynard. Perché sono tutte chiuse queste maledette porte? Che palle! Ma sì, facciamo un bel po' di rumore, no? Sti cazzi. Sti cazzi di tutto. Non si affronta, raga. Security e communications. Qua c'è la communications. Serve una chiave speciale. Ovviamente, chissà perché non mi stupisce. Quanto è grosso sto posto, tra l'altro? Io vedo una cosa che si muove là in fondo. No, 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 no. No, 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 no. Assolutamente no. E niente, si aggiorna la mappa. Là c'è la chiave, vedete? Di sicuro è là dentro. Io non ce la posso fare. Cosa abbiamo qua? Tannica di benzina. Un'altra fotografia bellissima. Ok. Qualcos'altro di utile? No, eh. Per caso. Chiedo per puro caso. Va bene, allora io credo che l'inventario attualmente sia pieno. Quindi a questo punto delle cose non so più tanto cosa fare. Di qua è stato tutto sbarrato, è tutto crollato, ragazzi. Questa la posso aprire. Ma questa è come dall'altra parte? Oddio, no, raga, no, no. No, 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 no. È tutto assolutamente terrificante. Tipo il modo in cui sto sudando adesso. Però non voglio tenere troppo il ventilatorino acceso, ragazzi, perché ho paura che dia fastidio al microfono, ovviamente. Quindi adesso facciamo una cosa bellissima. Torniamo di sopra. Ok, e torniamo. Oddio. Che cazzo era? Fatemi fare le cose. E chiuditi! Fatemi fare le cose in santa pace e non mi rompete il cazzo. Ok. Allora ragazzi, qua la situazione è drammatica, oserei dire. Allora, lasciamo qualcosina, il carburante a questo punto. Io penso, ragazzi, che sia saggio comunque ricaricare il generatore ogni qualvolta si trovi del carburante, immagino, credo. Poi ovviamente magari se qualcuno conosce, qualcuno di voi conosce meglio il gioco, mi può dare un suggerimento. Quindi, intanto lo ricarichiamo, abbiamo trovato altre due taniche. Salviamo ovviamente la partita, visto che siamo qui. E comunque la prigione sarà da esplorare, ragazzi. Cioè tutto ovviamente sarà da esplorare, immagino. Io non so tanto come comportarmi a riguardo. Allora ragazzi, questi video non voglio che siano troppo lunghi, perché appunto poi come sempre non vorrei tediarvi troppo. Però direi che oggi almeno siamo riusciti a fare qualcosina. Ragazzi, abbiamo trovato un paio di codici, siamo riusciti ad aprire la sezione che porta verso le prigioni, che comunque andrà esplorata ovviamente. Però come al solito, ragazzi, se voi avete dei suggerimenti da darmi per quanto sia, insomma, per quanto si possa giocare al meglio questo gioco, ovviamente vi aspetto qua sotto in commento. Quindi questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un budoscio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!